Siamo ben oltre la fase del censimento e dell'infiltrazione. Quando un'amministrazione comunale viene ad essere presieduta da un uomo di 'Ndrangheta, il baratro è vicino. Posso aggiungere che questa indagine è paradigmatica di quello che oggi rappresenta la 'Ndrangheta nelle sue diverse sfaccettature. Abbiamo perseguito sia la componente militare sul territorio, abbiamo perseguito la componente imprenditoriale sul territorio, nelle altre province italiane e all'estero, abbiamo perseguito anche la componente di controllo e di gestione degli enti locali. Quindi la cosca principale di riferimento che oggi è stata sottoposta all'esecuzione dei provvedimenti, cioè la cosca Farao Maringola, è stata disarticolata in tutte le sue espressioni criminali.